vostra pupettina di fiducia, dal nonno Fra Salve. e da questa cassa New da Pokémon. morto di Pokémon Otaud. Vabbè, ora vi facciamo vedere tutto, poi lo troverete. Lì sarà voltaggio sfolgorante. Sì, lo troverete completo, così dovrebbe uscire. No, esce perché lo monto io, però che significa? Se volete, contattatelo per... Ora indossi. Da montare. No, non così. No. Prima di iniziare vi ricordiamo l'appuntamento con questa sera. Questa sera diretta a Facebook per andare a parlare dell'anteprima. Della new anteprima. Dell'uscita è uguale, solo che uscita il double face. Con tutte le novità che usciranno a gennaio. Perciò ne parliamo di questo e di altro. 8:30, 8:45. Sintonizzatevi, iscrivetevi a tutti i nostri social, supportateci con like, YouTube, Facebook, Instagram e attivate la campanella. La campanella. Se poi vi serve montatore IKEA, eccetera, chiamatemi. Contattateci. Qualsiasi tipo di montaggio. Iniziamo. Oddio, non era proprio bella da dire, però... Figo, 4 milioni di euro. Boom, no, ma c'è lui. 30 euro, quindi questo vuoto 30 euro. C'è Charizard. Che forte Charizard. Vimax poi d'altronde. Che sembra una zucca di Halloween. Un sacco di tesori Pokémon, 3 carte olografiche. Già solo la scatola vale 6. 5 buste di espansione GCC Pokémon e tanto altro ancora che non vi diciamo qua, però. Se non ve lo comprate. No, scherziamo, 4 fogli adesivi coloratissimi, un mini raccoglitore, un block notes, vabbè, tante cose. Un ottimo regalo di Natale. Sì, bello, una bella valigetta che vi rimarrà. Sempre poi per non parlare del fatto che c'è Charizard, quindi sarà rivendibile a 60 euro la scatola il giorno dopo. Tutto ciò che c'è Charizard. Ah, il giorno dopo. Che pazzi che sono loro i sociali. Il nonno che cerca di aprire. Ce l'ho fatto. Saranno delle tazze. Sicuramente. Per forza. Bellissime. Meritano solo per il pacco. Back to the future. Primo gennaio del 1885. Bomba. Figa. Figa. Belle. Poi. Guarda che imballaggio. È che si chiamano tutti i panini. Non dissato. No, l'ho dissato. E mi stavo uscendo, dicevo i panini alla Nutella. Harry Potter. Alla mortadella. Com'è? Che è malo? Harry Brother con il boccino d'oro. Il boccino? No, non è vero, c'ha la... un portachiavi del gufo. Che cazzo? È un portachiavi con un portachiavi. Il regalo di Natale. Bello. Ma c'ha Frizza. Jangly Man. Ma che... Tutto un bel certo. Un sacco di... Guarda che inizia a collezionare dei pop. Mai. Nella vita. Mai. Però li avrei presi tutti questi. Cioè, Marty McFly del futuro. Outfit, questo è del 1955. Marty McFly del 55. 55-2. E Ron Weasley. Il simpaticissimo Ron Weasley. Poi c'è un Hulk zombie, uno zombie Hulk, un bellissimo Iron Spider e poi Wolverine, che mi sto vedendo tutto. Wolverine. Poi abbiamo... Un Gon. No. Era Iacco. Da lontano sembrava. Perché Batman? Batman del Gay Pride. Bellissimo.
Mi dissocio. No, con quello che ho detto. Perché? Hai detto il perché, la domanda. Cioè no, la domanda rimane, perché? Non ho capito, perché? Vabbè, è una cosa per sensibilizzare. Inclusivity and acceptance. Secondo me è per sensibilizzare. Sì, ci sta, però no, vorrei capire se c'è qualche evento, qualcosa... E forse perché non l'hanno potuto fare. Oh, perché non è stato possibile. Sì. Vieni il figo. Ok. E questa dovrebbe essere la parte gadgetistica. Andiamo con i manga. La via del grembiule number 3. E cosa sta sistemando? Un grembiule. Dici? Può essere. Itono Jim e My Hero numero 2. Ma non deve uscire il 15? Come il 15? L'eroe è una battuta. Ma che? Grossissimo. No, ma no, che ho capito. Liquor e Cigarette. Olimpia Kyklos. Kyklos. Ma posso, scusami, sì. Volevo capire come erano i disegni. Vai. Questa è della Star Comics del 90. Ho visto qualcosa di male. Belli però, più o meno, e strani. Ah, ma è proprio dell'antica... Sì, allora, secondo me... Sì. Questi qua sono tornati... I protagonisti sì, tornano indietro nel sì, passato. Secondo me, perché... Bom, il fumetto del seno. Vai, vai, vediamo. Yankees. Bellissimo, della Flashbook. Cosa succederebbe se si disegnassero i gatti randagi come fossero dei pisti di strada? Qui troverete la risposta all'inizio di un fumetto sui gatti dal gusto nuovo. Che figo! non c'è niente, che stai ridendo? Come? Ci sono i gatti che litigano. Ho capito! Vedi? Lei che se ne va, i gatti, capito? Fanno vedere proprio la similitudine uomini e gatti, che cosa succederebbe? Allora, come si fanno a ridere? È bello. Vabbè, perché tu non hai gatti? Non capisci la gattofilia. No, la gattofilia è qualcosa di brutto, quindi no. La via del grembiule, lo Yakuza casalingo. Che cosa sei tu? Search and Destroy. Cerca e distruggi. Sì, di Osamu Tezuka e Atsushi Kaneko della J-Pop, bellissimo cofanetto, figo. 22,50€, tre volumi abbastanza grossi. Bello, se ne completa la J-Pop, le fa queste cose. Io e Mr. Fahrenheit, She Likes Homo, Not Me. Arte Olimpia, ciao Maurizio, Mori. Dororo e Yakimaru, Maurice, un altro cofanetto, cerca e distruggi, un Black Bat numero 29, altre vie del grembiule, un Tokyo Ghoul numero 2, salute, il catalogo della Maricolis, buttiamo. Spider-Man integrale. Sense Gate Collection Box. 18 euro della J-Pop. Ma se non sbaglio, questi mi hanno chiesto. È finito il ciclo. Oh, questa è la cosa tua. Tu dici? Questo c'è andato. Da lì? Ah sì, è mio. Non c'è bisogno di aprire, senza farlo vedere. No, e sennò poi la gente si ingolosisce. Che figo. Arcadia di Marco Bucci e Jacopo Cavagni. Fighissimo comunque la confezione. Eh sì, ha fatto per il dado. Ma le varie... che andava dentro. Come entrava dentro? No. Di... Ah, tipo bello, il pinball. Sì. Ah. Bello. Inizio. Ah, poi geniale, siete dei geni, vai, siete geniali, vai. È fatto di plastica in modo tale che lo apri e lo richiudi, c'è cioè il cofanetto completo senza doverlo comprarti il nuovo Arcadia. Panini, sempre.
Sì, panini, panini. Questo è geniale, non... Poi c'è... questo pure è interessante. Sembra interessante. Non si apre, però sembra interessante. Si sfila di PK. Roberto Bello, è più Gagnolo la e copertina che le Roberto pagine Ghio. dentro. Quante pagine sono? Due. Figo. No, davvero, quante pagine sono? Cinque. No, sono 30, penso. 50. Figo. 34. Però preferirei 10.000 volte che stelle spillate, in qualunque caso. Occupi 50. più 50. spazio, però. 50. Ditemi. Occupi più spazio, però sono più belli, almeno si reggono, cioè. Eccoli qua i sfilati. Allora troviamo Marvel's numero 5, dovrebbe essere l'ultimo, non vorrei sbagliare, però Sì, della penso. saga ma Sì, sì, della era saga quello. Marvel's. Ok. O mi sto imbrogliando con. No, Ok, con la guerra. allora il Queen numero 6, Guardiani della Galassia, quindi Marvel's non sono 5, dovrebbe continuare. Mi sono imbrogliato con la guerra. Guardiani della Galassia numero 3, Star Wars Empire, Darth con Vader. Empire ti sei confuso. Sì, eccolo qua. Poi Batman numero 12, che è un quindicinale, Wonder Woman numero 6, Capitan Marvel di Empire, Aquaman, Amazing Spider-Man e Savage Avengers. Poi il fumetto del manga italiano. Che cavolo è successo? Death Shield. Così abbiamo l'1, il 2 e il 3 e manca il quarto per concludere questa serie. Renzi la strega numero 1, Death Note. Numero 1, i giapponesi ricordano Era così. l'italiano. Tokyo Io Ghoul direi che è un po' troppo numero giapponese, tutti qua. 1. Iola numero 19, Perfect Yon. World numero 9. I dipinti I dipinti maledetti. maledetti numero 7, ma è l'ultimo, finisce all'8. Visto che finisce all'8. Continua e finisce a gennaio, ok. Quindi Ah, tutto quindi è una tema di serie che qua. si può chiudere. Io ce l'ho Sì. fino a Poi tipo al 3 a caso. abbiamo Earth Paradise numero 4, Dragon Ball Full Color numero 5, un po' di regali richiesti, bello, My Hero numero 1. Dragon Ball Super, Promised Neverland, i vari Demon Slayer, bello, pure My Hero numero 2, My Hero numero 1, Demon Slayer numero 1, tutti i vari Demon Slayer, 2, 3, 4, quindi rimpolpiamo la nostra... Collection. Sì, il nostro magazzino, Silent Voice numero 3, pure ce l'abbiamo completato un'altra serie. Dragon Ball Super, Dragon Ball Full Color. Quando farete GT farete contenti una persona. Dai, stanno. Oh, Expanse, il 5, il 7, Tokyo Ghoul. E concludiamo con One Punch Man. Finisce. Con un Ebungee Man. Finisce. Ah, vabbè. Di novità. Yankees! Poco però. Che Sì. Ci poi, vabbè, almeno non ha sta azzeccato. comunque, no, vabbè, comunque ottobre siamo stati, novembre siamo stati pieni. Infatti il look sono uscite di tutto. New York Se ne facciamo Yankees, vedere. Yankees. Sì. Beh, Mi ha detto geniale. Almeno no, qua è figo. geniale, poi il gatto c'ha un orecchio strappato. Vabbè, È ovviamente un perché teppista, non è che ti strappano l'orecchio, chi sei Tyson? no, Ah no, ma lui è lui! È proprio lui, ah ok. E no, la mo ho doppia visto che si... personalità. Mo ho visto che aveva l'orecchio strappato. Vabbè, comunque qualcosa di interessante è Sì. Il uscito. nuovo cofanetto. Basta, raga, come sempre, seguiteci, vi ricordo ancora. Dai, così Stasera. faccio una diretta un po' più movimentata, andiamo a vedere, stiamo cercando sempre di migliorare, velocizzare, inquadrare le cose che più vi possono interessare. Interagite, grazie mille per la visione, ci vediamo al prossimo video. Ah, perché questa sera comunque Ciao! ci sarà una grandissima novità per tutti quelli che hanno, diciamo,
voluto fortemente un Illustrator Book Ah, pure che un non si Illustrator trova Book. più, Sì, ma quindi no, ma ci sono un sacco di novità no, pure. quindi nel Tipo, senso state siate presenti. presenti. State presenti che parleremo anche del Free Comic Comic Book Book Day che Day dura un mese. Italy Dei e tanto drummers. altro. Grande. Cioè devo chiudere al grandi. Vado io.